creazione dei video da... Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, qualche giorno fa stavo guardando il canale di Tamara Kalinic, che è una blogger, youtuber, instagrammer. Lei è serba ma vive a Londra. Ha anche un canale YouTube però, appunto, ed ha postato questo video in cui gli youtuber, i blogger famosi le facevano delle domande, e visto che è stato molto interessante, perché molte domande erano quelle che un po' chi la segue vogliono farle, no? E quindi è stato molto interessante, e quindi ho deciso di fare la stessa cosa anch'io e proporre questo format anche qui da noi in Italia. Non so se c'è, ma non ho mai visto un video del genere. In caso scrivetemelo voi nei commenti. Quindi ho chiesto a 6 youtuber famosissimi di mandarmi un video con le domande, con una domanda che hanno per me. Il primo naturalmente è Issima Cristiano. Non potevo non chiedere a lui, ragazzi. Lui con i suoi tubissima, io penso che abbia migliaia e migliaia di domande da farmi. Solo una probabilmente sarà anche riduttivo, sarà troppo poco, quindi io non ho ancora assolutamente ascoltato visto questi video, ok? Quindi non ho la più pallida idea di quello che mi chiederanno tutti, quindi iniziamo allora con Issima. Mamma mia, ho paura, perché lui a volte è tremendino, a volte è tremendello. Ciao tesoro, e ciao a tutti quelli che stanno guardando questo video in questo momento. Allora, io ho due domande che sono un po' cattivelle. Lo sapevo io. Voglio un po' sfidare in te, voglio un po' spettegolare, e quindi ne approfitto per chiederti anche delle curiosità che comunque i nostri follower hanno su di te. Ok. E me le chiederò praticamente ogni giorno quando io faccio il spazio di te, sono tempestato di direct e ti guardano. La primissima domanda è questa: è vero che sfrutti Neil per le visualizzazioni dei video, dato che gli ultimi due video che hai fatto con lui hanno fatto il boom? Continuerai a sfruttarlo per quello? Rispondi sinceramente come solo tu sai fare. E poi, ovviamente, ne approfitto per allacciarmi a Neil, ovviamente, perché tanto lo sai, le domande sono tutte su di lui. Ok. È vero, è proprio vero che non c'è niente tra di voi, non c'è nemmeno la minima possibilità che voi possiate tornare insieme, ma 000? I don't know. Non mi denunciare, per favore. Niente, queste sono le mie curiosità, le mie domande che vorrei farti e che ti ho fatto. Ovviamente aspetto con intrepida attesa le tue risposte. Bene, adesso io ti mando tantissimi baci, un caldo abbraccio e spero di vederti presto. Ciao! Allora Cristiano, un bacio grandissimo a te, non ti denuncio, non ti preoccupare, ti ringrazio per la domanda, che in realtà sono due, ok? Allora, la prima domanda: se è vero che sfrutto Neil per le visualizzazioni, e questa cosa l'avevo anche letta nei vari, in alcuni commenti, non in tantissimi, ma ho letto questa cosa che non mi ha fatto naturalmente nessun piacere, perché io e Neil abbiamo, cioè siamo in contatto da un po' di tempo, non è che ci siamo incontrati, gli ho detto ah facciamo i video, oppure l'ho contattato io per fare i video, noi eravamo già in contatto, e dopo un po' di tempo gli ho detto guarda che sono 5 anni che mi chiedono di te, se ti va possiamo fare un video insieme, eccetera eccetera, e lui mi ha detto subito sì, fatta, e quindi l'abbiamo fatto. Però non è, cioè sicuramente, scusatemi se non mi strozzo, sicuramente le visualizzazioni erano alte perché è il ritorno di Neil sul mio canale, quindi tantissimi sono affezionati a Neil, e quindi naturalmente i video non posso negare che hanno avuto più visualizzazioni, o comunque hanno avuto tante visualizzazioni, però ovviamente era una cosa che mi aspettavo, non posso dire di no. Però penso che si capisca che nel video ci divertiamo, giochiamo, ridiamo, cioè che comunque stiamo passando dei bei momenti divertendoci, quindi non è una cosa fatta per guadagnare, perché si vede che siamo genuinamente due cretini che si divertono, penso. Quindi mi dispiace a volte che si pensi sempre che si debba vedere per forza il male o comunque qualcosa di negativo, e mi è dispiaciuto quando ho letto questo genere di commento, quindi ti ringrazio per avermi dato, Cri, per avermi dato l'opportunità di rispondere a questa domanda, che appunto avevo visto anch'io nei commenti, anche sotto al video che avevi fatto tu sulla
reaction all'ex boyfriend tag. Audrey era mezz'ora che voleva entrare, ok? Mezz'ora che voleva entrare, adesso che l'ho fatta entrare vuole uscire. Gatti. Per quanto riguarda invece, fuori c'è un temporale, ragazzi, che se sentite tuoli, eccetera, sta probabilmente venendo giù il diluvio universale. Comunque, per quanto riguarda la seconda domanda, che dovevo aspettarmi e che in tantissimi stanno facendo, perché me lo chiedete molto spesso: Nicole, ma tornerete insieme tu e Neil? C'è una possibilità di rivedervi insieme? E da un, cioè, mi fanno molto piacere queste domande, perché? Perché so che vi siete affezionati a noi come coppia e ci avete visto per tanti anni assieme su YouTube, quindi questa cosa è bellissima, però non c'è il sentimento che deve esserci in una storia d'amore, non c'è... Ve l'ho detto, per quanto mi riguarda l'affetto che provo verso di Neil, è un affetto che posso provare, appunto, io non ho fratelli, ma che potrei provare per un fratello. È un po' come un amico che conosci da sempre, perché io con Neil ci sono cresciuta, ci siamo messi assieme che avevo 16 anni, ci siamo lasciati che ne avevo 30, e quindi lo conosco da talmente tanto tempo che, lo vedete, sono me stessa con lui, sono a mio agio, ma appunto perché ci sono cresciuta assieme. Però è rimasto soltanto quel rapporto che può esserci appunto tra due persone, tra due amici che si conoscono da quando erano piccoli. Quindi mi dispiace da una parte deludere, oddio, mai dire mai nella vita, io sono la prima a dire sempre nella vita mai dire mai, però lo sapete, ve l'ho detto, io per il momento sono single, voglio anche restare single, sto per affrontare un trasloco dall'altra parte dell'Europa, nei Paesi Bassi, in Olanda, come ben sapete, perché ne parlo sempre, si vede che sono emozionata, giusto un pochino, quindi queste sono le mie priorità, perché adesso voglio veramente pensare a me stessa e non voglio che niente mi fermi, mi ostacoli su questo percorso. Però al di là appunto di questo discorso, a me fa piacere appunto vedere Neil, passarci del tempo assieme, ci divertiamo, magari filmeremo ancora qualche video, però non è il rapporto che avevamo quando stavamo assieme, ok? Quindi per adesso, Cri, mi dispiace, ma devo dirti di no. Poi, naturalmente, ho chiesto anche a Chiara. Chiara, ti mando un bacio grandissimo, noi ci sentiamo sempre, costantemente, io e lei durante la giornata, quindi per me parlare con lei è normalissimo, perché le mando i vocali ogni 3 minuti. Però ho chiesto naturalmente anche a lei, anche a Chiara, di farmi una domanda, quindi vediamo, anche qui non ho la minima idea. Tesoro, oggi ho pensato di farti una domanda a cui mi trovo a rispondere spessissimo nei video che facciamo in collaborazione o anche sotto altri video dove parlo appunto della nostra amicizia. Io ho già risposto, ma ci tengo a sapere anche cosa ne pensi tu, e spesso mi chiedono come facciamo ad essere amiche nonostante il fatto che siamo così diverse. Facci sapere tu. Grazie mille Chiara, bacio grandissimo a te, come al solito ci sentiamo tra 10 minuti su WhatsApp. Allora, secondo me alla fine non siamo così diverse, nel senso che ci sono tantissimi tratti del nostro carattere che sono molto molto simili, e vabbè, a parte, al di là della passione dello shopping, ma proprio caratterialmente, anche come... secondo me, come la pensiamo su tantissime cose, no? Il nostro punto di vista è molto simile, anche se caratterialmente possiamo essere diverse, però secondo me ci uniscono queste cose che abbiamo in comune e che ci legano tantissimo, e quindi sì, secondo me è così. Non lo so, sono curiosa di sapere che cosa hai risposto tu nei video, perché non ho visto. Quindi, però secondo me è così, è vero che siamo diverse per alcune cose, però anche simili per altre. Poi abbiamo Adriana Spink, che mi ha fatto una domanda, e con lei c'è anche Kabuki, vedo dall'anteprima del video il suo gatto che è bellissimo. Vabbè, io poi amo tutti i gatti, però anche il suo è veramente bellissimo. Vediamo che cosa mi chiede Adriana. Nicole, la domanda che io e Kabuki ti vogliamo fare, ciao Kabuki, è: torneresti mai con un tuo ex fidanzato? Ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale. Che forte che sei, Adriana, grazie mille anche a te per la domanda. Allora, mi fa ridere che avete, cioè, gli youtuber hanno le stesse identiche curiosità che hanno i follower, secondo me, perché sono bene o male le stesse domande. Allora, Adriana, ti devo dire, nella vita a me in generale non piace dire
questa cosa non potrà mai succedermi, questa cosa mai, perché mi sono resa conto nella vita che a volte non è sempre così, cioè su determinate cose magari tu pensi no, questo non mi potrà mai accadere e poi ti capita. Quindi ho imparato che nella vita non bisogna mai dire mai, però in linea generale, e di questo ne avevo parlato ma ancora tempo fa secondo me sul canale, in linea generale io non credo che le minestre riscaldate possano funzionare. In realtà dipende dalle situazioni, dipende dalle persone, dipende dal perché, soprattutto dal perché due si sono lasciati. Per quanto mi riguarda, se ho concluso una relazione è perché credo fortemente e fermamente che sia la cosa migliore, quindi no, nel mio caso ti devo dire no, però appunto, come dicevo anche prima, nella vita, specialmente se hai un canale YouTube, magari un domani, non lo so, ma nella vita mai dire mai. Però appunto la mia idea è che una cosa che non funzionava qualche tempo fa non funzionerà neanche oggi. Poi anche Carlita, che avete visto anche nel mio video in collaborazione che abbiamo fatto qualche settimana fa, anche Carlita mi ha fatto una domanda, la ringrazio tantissimo, ma vediamo, che sono curiosa di sapere che cosa mi chiede, anche se sono un po' nervosa perché queste domande, ragazzi, sono tutte un po' così, mi aspettavo delle cose molto più easy, molto più semplici, invece sono impegnative. Ciao Nicole, grazie per avermi ospitato nel tuo video e ciao a tutti. Allora, io ho una domanda da farti, una curiosità un po' personale, però okay, molto interessante, e penso che possa interessare anche i tuoi follower. Vorrei sapere, tra i tuoi partner, i compagni che hai presentato nei vari video, a tutti negli anni su YouTube, con quale, se proprio dovessi scegliere, con quale potresti tornare insieme? È una cosa molto molto carina. Io ovviamente ti auguro di trovare una persona che ti ami, ti rispetti, ti tratti veramente da regina. Grazie, la persona tesoro. Giusta per te. Grazie. Se ci dovesse essere un ritorno, ecco, con chi? Ti mando un bacio grandissimo. Mua! Ciao tesoro. Ciao Carlita, bacio grandissimo anche a te. Questo video dovrebbe praticamente diventare una specie di parlo dei miei ex, parlo delle mie ex relazioni, perché vedo che le vostre domande, bene o male, a parte quella di Chiara, sono tutte molto concentrate sulla mia vita privata. Beh, la tua domanda si riallaccia, può riallacciarsi alla domanda di Adriana. Quindi anche a te Carlita rispondo che appunto io non credo nelle minestre riscaldate nella vita, non credo onestamente, preferisco puntare su qualcosa di nuovo che piuttosto che andare appunto a cercare qualcosa in una relazione, cioè piuttosto che far funzionare, che cercare di far funzionare una relazione che già non funzionava. Quindi invece non lo so, dovrebbe essere uno sforzo invece che una cosa spontanea. Tu mi hai chiesto in realtà proprio di decidere uno tra i miei, cioè, vabbè ragazzi, queste cose le faccio tutte per ridere perché me l'avete chiesto, appunto perché me li chiedono gli youtuber, e quindi però si fa per ridere, ok? Anche se non so nemmeno io che cosa dire onestamente, perché cioè sono tutti i miei ex, quindi come faccio a dirvi che uno, cioè se è finita ci sarà un perché, quindi è tipo, no, non voglio essere cattiva, però non voglio fare battute. Onestamente, appunto, ti direi con nessuno, proprio onestamente, cioè la mia risposta seria sarebbe questa. Se poi dobbiamo farlo per giocare, per scherzare, mi verrebbe da dire Neil, perché comunque abbiamo riallacciato i rapporti da qualche tempo e vedo che comunque con lui sono me stessa e riesco a divertirmi, a scherzare, a giocare e a passare del tempo in compagnia, insomma divertendomi. Però, come dicevo prima, appunto è un rapporto di amicizia, non un rapporto di coppia. Poi abbiamo la domanda di Vanessa, ringrazio tantissimo anche lei per aver partecipato, vediamo che cosa mi chiede con il suo background, sempre così figo, adoro il suo background, vediamo. Vanessa, un bacio grandissimo anche a te. Come dicevo in uno dei video scorsi, che sicuramente saprete bene di quale si tratta, dicevo appunto che mi mancano tantissimo i giri in bicicletta, e questa è forse una delle cose
che veramente più mi manca, ma non solo il fatto di stare in bicicletta, è proprio il fatto di essere lì spensierata in quei paesaggi meravigliosi, a volte in centro tra i canali dove comunque non c'è traffico, a volte appunto nel verde, pensare a nulla se non a stare sulla mia bici e ad avere la mente sgombra da qualsiasi pensiero. Io la prima volta che sono stata ad Amsterdam avevo di 17 anni e mi ricordo che non appena ho visto il centro, e era una delle chiese insomma che sono vicino alla stazione centrale, non appena ho visto questa città ho detto io qui ci abiterò. Avevo 17 anni e poi effettivamente ci sono andata, sono anche tornata in Italia e adesso ci ritornerò, speriamo che sia la volta buona. Quello che pensano tutti quelli che vedono il mio canale, sarà l'ultimo trasloco di Nicole questa volta? Probabilmente no. E poi anche in generale le persone, io trovo che siano molto più aperti rispetto almeno a come siamo noi a Trieste. Mi sembrano tutti molto più socievoli, più pronti a scambiare quattro chiacchiere e sono tutti con il sorriso. Non voglio dire che qui siamo tutti busoni perché non è così, però lì sorridono tutti e c'è questo, non so come spiegarlo, è comunque un paese in cui mi sono trovata molto molto bene e stando qui 5 anni, essendo tornata qui in Italia, ho notato proprio che molto molto spesso mi manca proprio la mia vita in Olanda, quei paesaggi, la mia routine che avevo lì, mi manca proprio tanto la mia bicicletta, tutto questo mi è mancato per 5 anni. E poi ultimo, ma non per importanza, c'è Gianmarco Zagato, anche lui mi ha fatto una domanda, sono molto curioso di vedere che cosa mi dirà, vediamo. Hello, ciao Nicole, io ho seguito le tue avventure per moltissimi anni e ho una domanda un po' malvagia da farti. Oddio! Se dovessi mettere in ordine i tuoi ex, per quanto riguarda il rapporto che hai mantenuto nel corso degli anni, cioè dal migliore al peggiore, che ordine avrebbe? Baciates! La faccia preoccupata alla fine mi ha fatto morire! Però Gianmarco, anche tu con le domande veramente vi siete fissati tutti, cioè è sempre la solita cosa mi chiedete, quindi ho capito cosa volete sapere ragazzi, ho capito. Allora, questa è bella, allora si fa per ridere anche qui ragazzi. Tu hai detto per quanto riguarda il rapporto che abbiamo mantenuto poi negli anni, allora a questo punto vabbè anche qua Neil, perché comunque abbiamo insomma un rapporto di amicizia adesso come adesso e quindi per quanto riguarda questo sicuramente Neil. Mi fa troppo ridere queste domande che mi fate. Tomas, ci siamo visti diverse volte e visto che abbiamo degli amici in comune mi capita magari di sapere che se la passa bene e è una cosa che mi fa piacere. Per l'ultima risposta lascerei direttamente la parola a Issima che ha risposto meglio di me. Possiamo dire tutte le cose così proprio sinceramente, l'ultimo è il peggiore. E questo è tutto per il video di oggi mia family, spero che vi sia piaciuta questa mia idea, spero che vi sia piaciuto questo video, ringrazio ancora tantissimo tutti gli youtuber che hanno partecipato, fatemi sapere qual è stata la domanda che vi è piaciuta di più nei commenti, secondo me sono stati tutti molto molto bravi e senza freni, bravi però mi piacete così bravi. E quindi mia family, noi ci vediamo domani, che voi vedrete questo video domani che è giovedì, quindi sì, noi ci vediamo domani alle 17:30 puntuali mi raccomando. Io vi mando un bacio gigantesco e un abbraccio forte, venite qua che vi abbraccio forte 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 fortissimo e noi ci vediamo domani 17:30, bacio.